ragazzi, benvenuti in questo nuovo video super mega iper natalizio, perché sono in fase natalizia, stiamo tutti aspettando il Natale e quest'anno, che è il primo anno nella casa nuova con il mio ragazzo, ci tenevo proprio tanto a iniziare a decorarla per Natale, cosa che ho sempre fatto anche a casa dei miei genitori, ma questa volta scegliendo proprio io personalmente le cose per il nostro spazio di coppia. Quindi sono molto contenta e oggi vi voglio mostrare tutte le cose che ho acquistato ultimamente per decorare l'albero, che è ancora spoglio perché oggi è il 7 di dicembre, domani lo andiamo a decorare, e che ho acquistato per la casa e che quindi stanno un po' creando l'atmosfera natalizia. Partendo dalla mia cosa forse preferita di tutte, parliamo di questo bellissimo, fantastico pupazzetto di pan di zenzero, proprio super morbido, che ho preso da Tiger a circa 8 euro, se non sbaglio. È troppo carino, super cute, lo tengo sul divano, proprio in mezzo al divano, e crea proprio un'atmosfera super cosy, super carina, e mi stupisco che il mio ragazzo non si sia opposto, perché non è assolutamente da lui acquistare questo tipo di cose, però l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo, lui non ha obiettato, quindi perfetto, è veramente troppo troppo carino. Mi pento di non averne preso di non averne presi due, uno da mettere in un angolo del divano e l'altro dall'altro, però ci accontentiamo di lui. Ho preso in un negozio per la casa vicino a dove lavoro, che ha veramente qualunque cosa, tutto bellissimo per Natale, anche a ottimi prezzi. Ho preso questa sorta di schiaccianoci di ceramica, tutto decorato, un po' kawaii, un po' cute, con questo lecca lecca, il cappello che ricorda una torta. In realtà è un barattolo, la ragazza mi ci ha messo un po' di scotch per tenerlo. Io in realtà più che come barattolo l'ho pensato come proprio decorazione da mensola, da diciamo ripiano, ed eccolo qui, è super carino, lo mettiamo qua dietro. Infatti ci devo ancora togliere il cartellino, sì. Veniamo qui invece alla mia parte preferita, che sono le palline di Natale, ovvero tutto ciò che ho preso per decorare l'albero. Partiamo dalla pallina che secondo me è la più bella di tutte, che è questa. Ragazzi, ma quanto è bella questa pallina, è meravigliosa, è tipo in vellutino, mi piace tantissimo, è super natalizia e ha poi un sacco di dettagli, ve la faccio vedere bene. Qua appunto è in vellutino rosso, poi qua c'è il vellutino bianco, poi c'è tutta questa linea di strass sempre diversi, carinissima, pagata 2,15 euro, quindi veramente poco tutto sommato, e mi piace davvero tantissimo. Questa che invece è leggermente diversa, invece ad avere il vellutino ha questo tessuto un po' a pieghe, diciamo, e sempre lo stesso motivo di decorazione, con questi diciamo svaroschini, queste pietrine brillanti, e è dorata appunto, e insomma starà benissimo vicino comunque all'altra pallina, perché si riprendono proprio. Ad onda abbiamo anche i cuoricini, uno che riprende la pallina rossa e uno che riprende la pallina oro. Ma quanto sono belli, quanto sono belli! Questi li ho pagati, non c'è scritto, però non tanto, anche questi circa 2 euro l'uno. Bellissimi, cioè io impazzita totalmente per queste cose. Anche qui abbiamo la fila di svaroschini, bella, cioè immaginatevelo, tipo, guardate già, è già bellissimo così. Ho preso poi questa pallina invece verde, che ha la particolarità di avere questi diciamo rilievi fatti proprio di brillantini, cioè non so dirvi che materiale sia, ma abbiamo questo disegno diciamo di un albero, di una pianta comunque natalizia, tutto brillantinato oro e verde, e anche sul retro abbiamo, riprendono i brillantini, e sotto abbiamo invece tutta questa patina glitterata che schiarisce un po' la pallina, mentre il diciamo la cima qua è dorata. Anche questa è super carina, questa l'ho pagata 5 euro, è costata un po' di più, non so dire esattamente il perché, forse è fatta a mano, non vorrei dire, però mi sembra comunque che il disegno, il motivo disegnato sopra la pallina sia comunque fatto a mano, e ci sta che costi di più perché la qualità e la manodopera si paga. Questo kit di palline tutte unite, un po' per fare riempimento di questo oro rosato, diciamo un po' bronzo rame, sono palline molto molto semplici, questa è brillantata, questa ha il fiocco di neve sopra, questa è proprio specchiata senza niente, e qua ne abbiamo un'altra invece più dorata, sempre con il fiocco di neve. Sono carine, niente di eccezionale, però costavano poco e fanno riempimento. Da Upim invece ho preso questa casetta di pan di zenzero troppo carina, questa credo sia anche in ceramica, comunque fa questo suono, cioè che se cade si rompe, forse sembra terracotta,
ed è troppo troppo cute per dare un tocco un po' caruccio, un po' tenero all'albero. Non vedo l'ora di metterla. Questa l'ho pagata 1,20€, quindi era scontata da 2,50€ a 1,20€. Super carina. Ho preso anche questo alberello rosso di legno, super carino anche questo. Rosa, questo kit di palline un po' assortite, abbiamo sempre il dorato brillantato, rosa brillantato, questo rosso bordeaux che è un ibrido un po' tra un rosa e un rosso, molto molto carina. Questa appunto anche per fare riempimento, per spargerle un po' in giro per l'albero, sono super carine. Secondo me non vedo l'ora di andarle a mettere, e mi piaceva il fatto che fossero appunto tutte diverse. Qua abbiamo un disegno di un modo, qua abbiamo le stelline, insomma sono tutte diverse, e mi piace appunto l'idea di creare un albero un po' variegato. E queste due cosine super carine, questo orsetto polare con il cappello e la sciarpa di Babbo Natale, bellissimo, potrei impazzire. Questo l'ho pagato, non c'è scritto quanto, però mi piaceva tantissimo. E ho preso anche questa ghiandina molto carina, anche bella pesantuccia, con proprio il ramoscello, i frutti rossi, le bacche diciamo rosse, super super carina anche questa. Sempre per la linea cuori e fiocchetti ho preso anche questo cuoricino peloso bianco con queste pagliuzzine dorate e il fiocco di neve dorato davanti, super carino. E questo fiocco bordeaux che è bellissimo, anche questo me lo immagino proprio messo davanti. L'unica cosa che ci manca ancora è la stella di Natale, effettivamente non l'abbiamo ancora presa. Questo è troppo carino. L'ultima pallina che vi mostro è questa, che è estremamente delicata, infatti è già un po' rovinata, devo dire, anche se non abbiamo ancora fatto l'albero. Questa pallina semitrasparente con questi raggi dorati molto molto belli. L'avevamo presa anche di un altro colore, ma si è rotta proprio durante il trasporto, perché sono proprio di questo vetro, plastica super 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 sottile, quindi bisogna proprio maneggiarle con cura, però super belle. Per i miei acquisti natalizi 2024, per la prima casa da sola, casa barra albero di Natale, comunque sono sempre decorazioni per la casa. Spero che vi siano piaciute, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se anche voi amate decorare la casa per Natale, se è qualcosa che vi piace o che non vi piace, che non ci tenete a fare, ci può anche stare, perché ognuno è giusto che viva anche le festività come si sente di viverle, quindi non c'è un modo giusto o sbagliato di vivere determinate cose. A me quest'anno piaceva proprio immergermi totalmente nell'atmosfera natalizia, ne avevo bisogno in parte, quindi sono molto molto contenta di riuscire a scaldare l'ambiente rendendolo proprio natalizio, anche se ancora non è tanto quanto vorrei, però va bene lo stesso. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate e un bacione, ci vediamo super super presto!